che da Genova è collegato con noi il governatore di quella regione, Liguria, Giovanni Totti, che ringraziamo per il tempo che ci concede. Abbiamo tante cose Buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno. di cui parlare con lei, di questa nuova emergenza contagi, di come gestire questo weekend di Ferragosto. Dobbiamo parlare di politica, commentare Tridico, ma oggi è il giorno di Genova, della commemorazione del crollo del Ponte Morandi e da lì dobbiamo partire. Poco fa si è collegata con noi la portavoce dei familiari delle vittime del Morandi, Egle Possetti, che ai nostri microfoni ha confermato quanto detto oggi dal palco. Ha accusato Società Autostrade di arroganza. Lei si sente di condividere questa valutazione o crede che se la trattativa, difficile trattativa, sulla trasformazione della società che gestirà le autostrade è causa anche della cattiva gestione portata avanti in questi mesi dal governo? Ma guardi, sicuramente non si è fatto molto di buono in questi 2 anni, non c'è dubbio su questo. Solo fatto che ne stiamo parlando nel secondo anniversario di quel crollo, senza che di fatto si sia mosso nulla, ovvero l'Agenzia per la sicurezza delle infrastrutture che doveva partire è ancora, diciamo, un miraggio lontano, sono cambiati 2 direttori, ma non è ancora diventata operativa, ancora oggi. Il governo, dopo aver detto che avrebbe ritirato le concessioni, che avrebbe fatto, che avrebbe brigato, alla fine è lì impantanato in una trattativa. Io, come dire, che qualcuno abbia sbagliato in Società Autostrada, direi che non c'è alcun dubbio, soprattutto oggi, visto che è crollato un ponte e i ponti normalmente non devono crollare. Che qualcuno ha sbagliato il Ministero delle Infrastrutture, credo sia altrettanto ovvio da dire, perché se qualcuno doveva manutenere quelle infrastrutture ed era Società Autostrada, qualcuno doveva controllare che quelle infrastrutture fossero manutenute ed era il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Evidentemente anche lì non è stato fatto granché. Dopodiché io dico una cosa banale, dell'azionariato di Società Autostrade francamente mi interessa poco. A me interessano le regole con cui si affidano le nostre infrastrutture, i contratti di concessione, gli investimenti che si fanno sul nostro territorio, la sicurezza per chi ci viaggia e su quello deve intervenire il Governo e il Parlamento. Ci vogliono Certo, regole nuove, Presidente. contratti di concessione nuovi. Andare in giro gridando che si sarebbe fatto delle cose che poi a distanza di 2 anni non sono state fatte, oggi siamo addirittura impantanati a trattare con una società vuol dire che qualcuno, come dire, ha aperto la bocca Certo. senza attaccare il cervello, perché Presidente, a altrimenti due c'è qualcosa anni che non mi torna. da quella tragedia, Genova ha un nuovo ponte finalmente percorribile, ma ancora attende una opera messa in cantiere, progettata da tanti anni. Sto parlando della Gronda. Lei qualche tempo fa, anche qui in questo studio, aveva detto per sbloccare quell'opera basterebbe una firma del Ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli. Oggi però Conte sulla stampa dice il via libera arriverà non appena sarà pronto il nuovo piano della concessione autostradale con il relativo piano economico e finanziario. I tempi rischiano di allungarsi a dismisura. Ma ogni volta che il Presidente del Consiglio o il Ministro delle Infrastrutture parlano di Gronda c'è sempre qualche cosa che manca e bisogna rinviare. Siccome io ho chiesto un accesso agli atti, visto che il Ministero delle Infrastrutture non mi rispondeva in questa lunga estate della guerra delle gallerie, e mi sono arrivate ieri quelle di Società Autostrade, nella documentazione che ci è arrivata c'è una cosa molto molto chiara. Il progetto esecutivo, ovvero appaltabile, della Gronda è stato consegnato 10 mesi fa circa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, corredato da piano degli investimenti. Quindi basta la famosa penna BIC e autorizzare, cioè vidimare quel progetto esecutivo perché si possa andare in gara. Dopodiché, se si vuole cambiare il piano degli investimenti, se si vuole ricambiare la concessione autostradale, io, come dire, tutto giusto, tutto possibile, ma si sappia che si sta ritardando ad arte di nuovo la partenza della Gronda. Non vedo cosa manchi alla partenza della Gronda, ovvero se quell'investimento va fatto, può partire con questa Ok. concessionaria e chiunque Quindi, subentrerà a quel Presidente, contratto di basta concessione avrà che la l'obbligo di De andare Michelis avanti e lo sanno prenda la benissimo. penna.
Ma sì, ma se non ce l'hanno gliela mandiamo, visto che non rispondono neanche alle lettere, comincio a pensare che abbiano un problema di scrittura, di penne, non lo so. Se c'è bisogno, io credo che anche il magro bilancio della mia regione, una scatola di penne bic, gliela posso portare la prossima Allora, volta che scendo a Roma. prima di